Comunque, uccisi Merrow, risaliamo sul carro e viaggiamo. Vi riporto qui. Quanto tempo che abbiamo perso sti cazzo di merda. Effettivamente. Allora, camminando, arrivate praticamente nella parte antistante a Whitron. Ormai è praticamente di fronte a voi. Ho un ultimo giorno di viaggio. Praticamente passate vicino a quello che è il distretto dei pescatori. Ada, sì, ogni volta. Nadia vi dice che non è proprio il massimo venire qui, non è bene perché non sono ben visti gli stranieri, peggio di Walsby, perché potrebbero venire o rapiti o alla bene meglio picchiati da una delle bande che girano qui. Però ci informa anche comunque c'è suo zio, Rainer, che stava organizzando una rivolta per attaccare Whiterun, quindi vuole fargli parlare, presentarvelo per magari organizzare qualcosa di più grosso. Ok, allora, mentre state passando, ovviamente vedete che prendete come se fosse un enorme molo, ok, pieno di case che dove appendono fuori il pesce, reti da pesca, però non è vivo come un porto, è smorto, cioè ci sta un sacco di gente malconcia che appena passate cambia strada, non vi guarda, non vi guarda nessuno. Essere in Italia. Lo dovete fare? Volete fermarvi volete fermarne uno e parlare oppure andate dritti? Oddio, io in questo caso seguirei Nadia. Ok. Cioè, perché magari è lei quella che ne sa di più di come muoverci qua. Allora, voi continuate a viaggiare. Ah, mi sono dimenticato di dire che quello che ha girato la testa lì ha finito di girare per strapparsi e se la sta portando dietro. No, che schifo! Adad ha bisogno di collezionare trofei di caccia di creature grosse, vuoi mettere? Ho capito, però. Ora capisco perché tutti ci evitano. Beh, ti ricordo che l'ultimo capovillaggio ha ucciso uno di quegli alci giganti, quindi deve almeno arrivare allo stesso livello. Almeno. E per ora uno di questi orchi sono quello che è il massimo per ora. Comunque, arrivate a quella che sembra essere che dovrebbe essere la casa dello zio di Nadia. Però appena arrivate vedete Nadia con una faccia completamente sconvolta e guardando nella sua direzione vedete la casa con una porta sfondata. Arriviamo tardi. Magia. Non sono nemmeno entrato. Vedete, dalla porta vedete uscire quattro guardie. Guarda. Ah, di nuovo. Mi ha sbagliato vita. Ho uno strano senso di déjà vu. Però le guardie l'ultima volta stavano fuori. L'ultima volta le guardie stavano fuori, non dentro. Sì, ma l'altra volta io la porta non potevo sfondarla, c'è qualcosa che non va. L'altra volta era la casa di Nadia. Questa è già sfondata, mi dispiace. Avesse qui di suo zio, la rispondo io, la giusta, Gli la rispondo. ari giusti, le chiude da sfondo. Comunque, non vi danno più di tanto importanza. Passano avanti. Comincia a parlare del fatto che hanno catturato un leader della rivolta contro Whitron. E se la stanno ridendo sotto i baffi. Perché il loro capo probabilmente si divertirà benissimo contro e fargli un sacco di dolore per avere informazioni da rivendere. Io sì, per una sprangata gliela tirerò. Nadia, appena sente queste cose, lascia le frecce e vi guarda come per dire: o andate voi o vado io. Intanto, considera che ha già la mano sull'ascia. Non so se ve l'ho mai fatto vedere, Nadia. Un attimo, No, no. no, no.
No, no, sistemo no. subito. Questa è una Eh grave sì. mancanza, Ok, comunque, che infatti. cosa volete fare? Considerate che sono a tiro di afferrata e minacciata, eh. 2 di 4 sono così, mi stanno passando davanti. Sono a tiro di Sì, sono a afferrata. tiro di manate di tutti, in realtà. Principalmente, Sì, ma quelli che possono fare la manata ah, sono dai. Turion e Ada, ma lasciamo stare. Ti do un grande abbraccio. Quindi che facciamo? Ne afferriamo uno e lo interroghiamo? Ti afferriamo un All'Assassin's altro, Creed. ok. Pum. Giochiamo a boss. Sì, ma se ne afferriamo uno, gli altri non si incazzano. Vabbè, l'afferriamo Poi li tutti. afferriamo tutti, infatti. Ma che... Facciamo gli attaccapanni oggi. Aspetta, questi hanno i capelli No, bianchi, no. Dexter? Ah, ok. No, perché sennò si trasforma in Effettivamente. No, peccato, no, non sono attaccapanni albini. No, e poi dopo non riesci a fermarli perché si trasformano. Vabbè, quindi che fai? Ne afferriamo uno? Ah, meno, ci proviamo. Di sicuro non lo afferro io. Ok, allora... Devo Vabbè, dai, tenere io. abbiamo capito. Tu sei per me, puoi esplodere un Ed è la braccio. scena tipo all'Assassin's Creed. Ce l'hai. Lo prendete, finte di niente tutti gli altri che vanno. Questo qua si sente sballottato, trovato a terra, con Ada sopra. No, non in quel senso. Sì. Ma proprio no, guarda, in questo caso Non proprio no. vorrei essere al Io suo ci posto sto in quel caso. sinceramente. E sta anche comunque con un pugno già pronto. Per me non mi Allora, lamento. fate le domande voi oppure Ada deve intimidire, no? Allora, se io parlo, probabilmente poi ci risponde peggio. Considera che appena... Io lo stesso vale per me. Parli, probabilmente ti sputa Considerate addosso. che dopo quello che è successo ci sta questo qua che si sta già cagando addosso. Vedete che sta già sudando freddo. La Madonna, proprio pavidi questi qui. Minchia, sì che sono i veri uomini, non mia sorella. Cosa hai detto tua sorella? È come è un detto, modo di dire. Voi sì che siete. Mi hanno detto, Voi sì che Cristo. siete veri uomini, non come mia Ma sorella. che cazzo di detti Eh no, ma è conosci? giusto perché letteralmente si intende proprio che mia sorella è più maschia di voi. Ha più palle di voi. È per quello, voi sì che siete uomini, non mia sorella, capito? E quello è il punto, che sottolineo il fatto della sorella. Se tua sorella è nata Ah, con un adesso ha cuore di senso. 18 centimetri, non è Potevo un dire che problema. anche se tu sei un uomo, mio padre c'ha tre Effettivamente. palle, però poi nessuno l'avrebbe capita. La capiscono proprio in pochi. Cioè, vabbè, noi del sud sì. Però comunque, sai, questo si sta già cagando in mano. Voi la scelta, intimidire o diplomazia? Solito la diplomazia aiuta sempre, Non però. sai, questo si sta... Intanto Qua mi sa che c'è, forse ci sta, qua mi sa che ci sta di più intimidire. si sta già cagando in mano, Ma quindi... scusate, ma Proprio se perché si sta già cagando ragazzi, in mano, fa ancora più ma uno che fa pressione. intimidire l'altro che fa diplomazia, o ti fate il poliziotto buono e il poliziotto Ok, cattivo? dai. Ma se uno tira il cazzotto con la sinistra e l'altro con la Ada destra, fa il cioè. poliziotto cattivo, visto che già sta caricando il pugno. Quello è cattivo più Ecco. cattivo. Che pugno Però gemello. effettivamente non è stupida come idea, uno che fa diplomazia posso Ada ha solo provare. intimidire, ha più 9 di intimidire Ada. Ah, vabbè, Io non ho ci può. più niente. Non ho più niente. Come l'hai detto? Sto a fare in questo mondo, non ho più niente. Non... Vabbè, comunque la vai. Uccidetemi, Tira uccidetemi. di diplomazia, Caleb. Guardate, io sto parlando con Walter, che cazzo c'entro io? Considera che tanto la nostra azione l'ha fatto. No, vabbè, passa perché tanto questo sta cagato in mano, non è che dici. Cioè, Devo sto qui tipo un meno 20. questo non è che dici è un fior fior di chissà che cosa. Cioè, questo si è cagato in mano che c'ha davanti una che, non... che se gli getta un pugno. Spacca la faccia in due, che dice si sente benissimo. Comunque, appena vede quella scena inizia a implorare pietà ad Ada. E alla tua domanda, cosa gli chiedi? Effettivamente, che cazzo gli chiedo? Chi hanno catturato? Sì, giusto. Quindi chi è che avreste catturato? Tutto che si fa. Il capo delle.
della rivolta dei pescatori. Reiner, appena sente qualcosa, Ada, Madonna, Nadia Nadia, prende l'ascia, Nadia. prende l'ascia e entra dentro al carro. Senti Nadia, io questo lo ammazzo, ma li ammazzo tutti, tutti! Fermali, non ti preoccupare, che non ti devi preoccupare. Allora, questo vedi, questo povero di Cristo qua probabilmente ha ricevuto degli ordini. Vero che ha ricevuto degli ordini? Sì! Questa già iniziando a piangere, questo. Vedi, ha ricevuto degli ordini, non è colpa loro, sono. Cioè, questa, non facciamo la guerra tra poveri, guarda. È solo un poveraccio che può di sopravvivere, segue gli ordini. Vero che tu segui gli ordini pur di sopravvivere? Sì! Sì, quindi praticamente se segui i nostri ordini tu sopravvivi, lo sai, vero? Sì, Oh. va bene. Lo posso uccidere dopo. Oh, ecco, perfetto. Allora, quindi cerchiamo di non ammazzare le persone che possono venirci utili per capire dove sta, come aiutarlo e tutto il resto. Ok, va bene per tutti. Per me va bene. Ada non uccide persone, quindi va bene. Ok. Le storpi irrimediabilmente, ma non le Oh, uccide. un essere umano normale non l'ho ancora ucciso, Sì, eh. Normale. normale, meno male che hai Questo sappiamo. specificato. Sottolineiamo normale. E chi c'è di normale a sto mondo? Ah, bella domanda. Ho ucciso più persone che lui messo insieme. Sì, in effetti. Lo faccio per un ottimo motivo. Giustizia alla forgia. Vabbè, Mo mi compro quindi un'incudine e adesso faccio dov'è che hanno giustizia. portato il capo dei ribelli? No, aspetta, ripeti la domanda. Questo Dov'è che hanno portato il capo dei ribelli? ovviamente sta piangendo come un disperato, però riesce a capire che l'hanno portato in una delle di un, in una casa abbandonata. Ok, e lo uccideranno? Vogliono prendergli delle informazioni, quindi non pensa che lo uccideranno perché poi lo vogliono rivendere. Ok, va benissimo. Allora, Rivendere a chi? quanti uomini ci sono a proteggerlo? Ah, cioè, a vedere la zona, proteggere la zona. Le guardie v'ignoreranno a prescindere, lo dicono, anzi, loro si sentono anche in colpa per non averlo protetto, sia loro che tutti i pescatori. Però lui è protetto da due orchi, no, due ogre, scusami, e lui è semplicemente un Tal'Dano, quindi appena dice Tal'Dano, fate un attimo 2 più 2, come cazzo ci è arrivato questo qua? Siete a chilometri e chilometri dal Tal'Dor. Ah, Come siete arrivati voi, può essere arrivato lui. Portali! Dov'è il tuo portale? Domanda, ci sono per caso altri dei tuoi colleghi che sono più a favore della resistenza? Sono tutti a favore, soltanto hanno più paura di rivoltarsi che di altro, perché Whitron, sai com'è, è a casa di una strega, di una strega bianca, vive un sacco di gente bella tosta, ha un intero villaggio di lupi mannari, non è proprio il massimo dove attaccare. Ma sì, ma quello non è un problema, non ti preoccupare per i lupi mannari che ci sono. Compriamo le cose in argento, Ok, instant. ne abbiamo già fatto fuori In uno. realtà ne abbiamo fatti fuori 4, se ci pensi, 4 lupi invernali Vabbè, totali. amore. Ok, sì, abbiamo fatto fuori già 4 lupi invernali, non ti devi agitare, non ti preoccupare che ci pensiamo noi. Mi è scoppiato, non è che Vabbè, li abbiamo tutti spellati per farci le pellicce, per mimetizzarci. appunto, Infatti. per giunta, vedi questa bellissima pelliccia, vedi, questo qui una volta era un lupo invernale, Era. era. Comunque, semplicemente lui vi sta implorando di lasciarlo andare, che non c'entra niente. Lui vuole soltanto vivere la sua vita. Sì, poverino. Allora, allora, noi ti possiamo lasciare andare solo se ci aiuti a parlare con i tuoi colleghi, che li convinciamo a unirsi alla resistenza.
Ti risponde che va bene, che già era comparso più di qualcuno da fuori a proporgli di unirsi a una resistenza. Loro hanno trovato questo leader, hanno trovato Reiner, e adesso è lì. Però, e se lo lasciate andare, lui andrà da tutte le guardie e lo farà rimanere solo il loro capo. Cioè, solo con i due Per te ogre. va bene, Nadia? Va bene, le rimetto a posto l'ascia. Ada si solleva. Non perdiamocela con i poveracci che solo Ada lo esercitano. prende e lo lancia tipo sacco dell'immondizia fuori dal carretto. Ok, va bene, Ada. Non c'era bisogno, Ada, però. Abbiamo le nostre informazioni. Andiamo e spacchiamogli il culo. A proposito, e se lo facciamo uscire allo scoperto con la trappola? Piazziamo quella trappola e vedi che prende la trappola per orsi magica e la sventola. Oh mio Dio, ma chi vuoi far uscire allo scoperto, scusa? Lui, il capo, o una delle sue guardie del corpo. Ah beh, quello sì, si potrebbe effettivamente. Beh, abbiamo questa trappola qua. Sì, usiamola. 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 Oppure potremmo mandare il nostro piccolo amico che intanto sta là tipo in posizione fetale, non si è allontanato. Possiamo Poveretto. usare il nostro piccolo amico come trappola per fargli venire. Beh, sì, potrebbe dirgli. Oh, aspetta. Potrebbe far finta di averci catturato. E ma poi la trappola, che senso c'ha a metterla fuori davanti alla porta? Sto pensando come riuscire a farli avvicinare alla trappola, magari messa davanti al nostro amico qui. Sì. Dove potremmo incontrarli per poter riuscire nella trappola? Beh, niente, voi vi trovate in un incrocio. Ok, in un incrocio abbastanza stretto. Il carro passa appena tra tante Beh, case. sì. Quindi. Però vieni comunque che poche case più in là. L'unica casa che praticamente fuori non ha nulla di appeso. Che a differenza degli altri che hanno più o meno una mano di vernice. Per evitare che il freddo e la puzza di pesce trapani nel legno, vedete proprio questo che è proprio legno tarlato, senza vernici, senza niente. Quindi. Però notate, perché vedete, è alla fine della strada, vedete questa casetta, vedete che sul portone c'è un grosso scudo con su scolpito un uncino. Quindi ragazzi, de. Se apriamo la porta e la Yeah. piazziamo davanti alla porta e mettiamo. E chi ti dice che non ci vedono mentre che la piazziamo? Poi di chi ti dice che ci cada chi vogliamo? In quella casa ha Effettivamente. detto che ci sono soltanto quelle due guardie del corpo e lui, quindi o cade una guardia del corpo o cade l'altra. Beh sì, oddio. Bisogna vedere se reputiamo degne di quella trappola. Degne di essere sventrate dalla trappola, eccetera. Le due guardie. Beh, sono comunque degli orchi. Abbiamo avuto un pochino di problemi a combattere quelli sotto al ponte. Dove? Quali problemi? Io ho visto solo che tu li squartavi. Hanno provato ad abbracciarti, ma tu eri. Erano forti, Li erano abbracciati di più. Vedete, Ada c'è ancora il livido della manata e non ha più una giacca per colpa di questa, che si guarda malissimo. Vedete? Che cazzo dici? Sei tu che è quello che sta bene. No, veramente anch'io c'ho qualche ferita, Master, ma È davvero? appunto, non di quelli. Vabbè, ma io perché non. Alla fine lo sai che combattimento non sono tutto sto granché. Comunque, non lo so, ragazzi. Avete altre idee? Se no, seguiamo l'idea di Ada. Madonna, che sonno. Mamma mia. Che
Cri, ragazzi, sì. Ah, non pensavo che ci fossero i grilli. Potremmo anche lanciare potremmo anche lanciare Ada dentro in modo che faccia stare. usarla tipo ariete, no? Madonna, poveraccia. Tipo la buttiamo dentro e via, e poi torniamo qui. Va bene, effetti, appunto potremmo piazzarla fuori e attirare qualcuno fuori. Oh, guardi di merda. Esatto. Boh, però la cosa della, non lo so, la cosa della trappola mi pare un po' nì, un po', cioè, perché appunto non devono vederci mentre la piazziamo e poi dobbiamo... Considera che la trappola diventa invisibile appena piazzata. Sì, però... Però noi no. Sì, ma noi no. Però si nota un po' di gente che si mette a piazzare la trappola. Sì, però loro non c'è una finestra affacciata al portone. Sì, devi sperare che in quel momento non escano mai, cioè, Master, è un po'... Sono come i get che non guardano dai finestrini. Okay. Può essere. Dai, trovate una soluzione, dai. Fammi bere un po' d'acqua. L'acqua, se no, sicuramente si entra a cazzotti durissimi. C'è anche questa come opzione. C'è anche quella come opzione. Che potrebbe anche essere l'opzione più semplice. Sì. Proverei comunque a piazzare la trappola in ogni caso. Sì, ma che vada, siamo. Se non ci finiamo sopra per sbaglio. Allora, la trappola avevi detto che era fatta anche in modo che possiamo decidere che chi ci. Che qualcuno che ci passa non... Esatto, possiamo decidere così, sì. Ah, ok. Beh, scusami, allora, mandiamo il coglione qua fuori, dentro, a dire, oh, ho catturato questi tizi sospetti. Li fa uscire fuori, lui facciamo in modo che non viene colpito dalla trappola. Il primo dei due stronzi, delle due guardie che esce fuori, zacchete. Ma meglio la seconda guardia che esce fuori. Vabbè, ma quella che esce fuori, cioè noi che possiamo dire... Una che esce, no? Cioè, l'importante è che qualcuno viene colpito da strada. Esatto. Cioè, giusto per facilitarci, sì, infatti, il combattimento. E inoltre, invece di combattere in un po' dentro una casa che non conosciamo, non sappiamo com'è, quanto spazio c'è, noi siamo tanti. Infatti. E tutto, li aspettiamo lì fuori, che... lì fuori. Noi ci aspettano in realtà di trovare questi qua catturati, in realtà siamo lì armati e gli facciamo un culo grosso come una casa. Magari siamo anche lì ai lati della porta e quindi abbiamo anche il vantaggio del fatto che ne passa solo uno alla volta, cioè, capite? No, poi soprattutto il primo che passa, se stiamo ai il primo lati che passa viene zagagnato, insomma. In più se il resta fermo lì invece viene fiancheggiato. Io direi di fare così. Mettiamo magari Ada e Turion ai lati della porta. Ma io quasi quasi ai lati della porta ci metterei più che Ada e Turion, tipo te e l'inquisitore. No, io no. Io sono proprio quello più sbagliato, perché ho l'arma a portata. Non conviene. È vero, che tu non avevi più neanche il furtivo, giusto? Non ho neanche il furtivo, quindi non mi conviene. Ok, no, lascia stare, mi era passato di mente quello. Allora... No, io sono proprio da seconda linea dietro chi sta in prima linea. Cioè io proprio, perché posso... Io metterei attaccare... tipo ai lati della porta Ada e l'inquisitore, allora. Ah, vero, c'è anche l'inquisitore. E magari Tullio che sta davanti, e magari Tullio che poi gli arriva davanti li carica. Sì, magari che tra quelli che è stato catturato, sì. Possiamo fare così, dai, ragazzi. Mandiamo dentro il tipo a dire... Però spero che il tipo non si caghi addosso e non faccia qualche stronzata. Vabbè. Quelli che sono catturati, siamo io, te, Landis e... Se no, aspetta, io mi volto... Cioè, aspetta, ragazzi. Ok, Scusa, ma entrare e fare il bordello, no? No. No, dai, per sta... te l'ho detto, a sto giro no, dai. No, perché se è troppo piccola la stanza, l'arciere non fa un cazzo. Io non faccio un cazzo perché c'ho l'arma a portata. Cioè, è meglio farli venire fuori per strada.
Qualcuno potrebbe dare fuoco anche alla casa e ti mette a chiedere tutti la mente. Anche per sfruttare l'idea di Ada di usare la trappola. Io sono d'accordo con lui, in effetti. È una buona idea. Era per sfruttare la trappola, sfruttare anche l'idea di Ada, perché comunque è una collaborazione. Poi effetto sorpresa. E poi l'effetto sorpresa. Cioè, comunque si trovano loro in posizioni di svantaggio allucinante. Cioè, ragazzi. Ragazzi, no, io ho un'altra idea. Andiamo di manovre di di spezzare sui muri della casa per fargli la cadere addosso. E uccidiamo lo zio. No. Non è la parete di ghiaccio, Questa è proprio. Questa è come quelli di livello epico che il master li manda in una torre che è un dungeon. E il genio di turno dice: e facciamo crollare la torre. Che cazzo ci deve fare? Perché dovremmo entrare? Sì. Dai, raga. Allora andiamo col piano dei catturati. Dei falsi. Ok. Ok, Ada inizia a entrare. Eh sì, tutti tanto adesso dobbiamo entrare, no? Penso. O vuoi fare altro tu prima? Ah, ma sì! Ha un buco nel petto. Ah, ok, non avevo capito che era così messo male. Cazzo, non sono abituato, ragazzi, che i nemici sono così in fretta, cioè, tutte le volte. Ok, Ada entra, quindi poi Lily. Per me è che bello. Io sto guardando. Un umano. Ok, quindi anatema umani. Attivo l'anatema, come se ne veloce. Vabbè, va. Vediamo quanto dura. Vediamo quanto cazzo dura, secondo me può. Più 5 colpire e più 8 e più 2 di 6 danni. Aspetta anche lui. Non colpisce niente. Quindi ho fatto. Ah, più 5 al colpire, allora sì, colpisce tutto. Un attimo, mi ero dimenticato il più 5 al colpire. Aspetta, ma quanti. No, il più 5 al colpire ce l'ha fatto sulla. Allora colpisce anche sul morso? No, sul morso. No, ah, scusami, no. Sul morso non ho più 5, ho più 3. Anche sul morso, anche sul morso. No, più 3, scusami. Più 3 colpire, perché solo la sciabola diventa. Sì, hai ragione. Più 2. Più 2. Adesso la sciabola diventa anatema. Esatto, quindi la sciabola ha questi danni in più. Mentre il. Vabbè. Il morso ne ha 6 in più, quindi sono. Sembra doppio. Allora. 26 e 12. Ok, quindi adesso tocca a Martian. 15 non colpisce, vero? Ok. Ok. Ma credo che meno di 20. Thorin. Tocca a Thorin, che fai? Ok, esatto. Questi due sono morti, quindi escludili. Oh, ma voglio finirlo da solo. Effettivamente te lo meriti. Considera col tuo colpo, ovviamente sta. Quasi tutto sanguinante, se a malapena si regge in piedi. Il colpo di stocco è stato tutto deviato. Io lascerei ammazzare all'inquisitore, sinceramente. No, oh, sì, è giusto. Come scena ci sta. Come scena ci sta. È suo. Ok. È suo. Se l'è meritato. Ok, quindi cediamo tutto, semplicemente. Se vuoi metterti qui a guardare a battermi le mani. Sì, infatti, ci mettiamo a guardare come nelle battaglie di JoJo. Uno combatte, gli altri guardano e applaudono se finisce. Dai, siamo tutti qua a guardarti. Aspetta, la tigre si può mettere. La tigre sì, perché hai i tuoi ordini, però. Mi raccomando, parcheggiala la tigre. Occhio a non parcheggiarla in doppia fila. Attenzione. Cioè, vuoi mettere davvero la tigre a parcheggiare? La tigre esiste solo per dare. Mentre fai a retromarcia. Ma davvero, non attacca quella cazzo di tigre? Sì, ma considera che adesso è tra livelli. Ah,
perché ancora non è il talento, vero, per farlo aumentare. Vai. Posso andare. Ho un più 9 a colpire. Ok. E un più 7 al secondo. Ho sbagliato. Ok. Ho sbagliato arma. Cazzo, my outflank. Madonna. Sì, outflank. Chabla in tutto fa 22, 28 danni. Mentre il morso fa 3 più 6, 9 più. Eppure il morso si prende presa in strike. Quindi... 11 danni. Madonna, totale, madonna mia. E lo uccide, veramente, lo uccide. Ma... Fetta. Sì, sì, sì. Praticamente lui sta ancora svenuto, un pochino si sta riprendendo perché gli è arrivato uno schizzo di sangue in faccia, quindi un attimo si è svegliato. Sì, vede la scena. Dopo tutto questo casino entra Nadia di corsa, abbraccia lo zio e lo libera dalle corde. Quindi vi ringrazia, vi invita a casa sua, penso che chiaramente andiate. Arrivate in casa di Reinhard. Scendendo per lo scantinato, che era nascosto dietro a un mobile, vi presenta alcune persone che fanno parte della resistenza. Oltre al fatto che dietro di voi cominciano ad arrivare tutte le vecchie guardie con il simbolo dell'uncino, che se lo strappano ed entrano nella casa un pochino mogi per il fatto di non essere, e anche alcuni pescatori entrano comunque. All'interno di... ormai quasi non c'è tantissimo spazio, siete tutti accalcati intorno al tavolo. Sul tavolo vedete una mappa di Whitethorn con un ritratto di Elvan con sopra un pugnale e vedete alcune delle vostre vecchie conoscenze. Una è una signora dai capelli rossi, un'altra invece è una bionda e l'ultima rimane bionda, però ha una pelle un pochino più blu rispetto alle altre. E poi magari ce n'è una castana. No. No. Spero di no. Praticamente loro sono la stregona che abbiamo incontrato nella torre di ghiaccio, la stregona e la silfide. La stregona che ringrazia, ci ringrazia di non averla uccisa a differenza di tutti gli altri. Lili sa. Quindi vi praticamente dice di esserci debitrice e che combatterà al nostro fianco per la rivolta. E in questo modo sente comunque di poter vendicare suo padre che è stato ucciso dalla strega bianca che si trova qui. La silfide invece, per non aver ucciso i suoi corvi, sempre vi ringrazia. Però non è che parteggia molto per la violenza. Invece poi Uldra, che tipo, non lo so, avete visto il video di Overwatch? C'è un video di Orion dove sta Winston che fa che si fotta la squadra rossa. Ecco, più o meno stessa situazione. C'è Uldra che ovviamente dice: io non sono per la guerra, però facciamogli il culo. E comincia a uscire un... Ok. Quindi prendete, vedete, Reinhard che inizia a spiegare il piano, quindi di infiltrarsi all'interno del quartiere dei lupi invernali, poter raccogliere un altro bel gruppo di guerrieri dalla loro parte per poter poi accedere alla parte alta e sconfiggere la regina delle streghe. Quindi noi abbiamo le pelli, quindi... Ok, tu lo dici come personaggio oppure lo stai dicendo? Ok. Sì, lo dico. Ok. La pelle che c'ho. È meglio non indossarla adesso, aspetta, tienila. Ah, non è... Se la indossi sì. Automaticamente? Ah, ok. Ok, ne possiamo più o meno tutti, ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo praticamente tutti.
Dice che lui sta preparando un carro di pesce per poter entrare. Quindi, se volete le armi, le dovete buttare qui dentro in questo carretto e poi andare. Quindi venite, vi porge dei panni unti di olio per proteggerli dal pesce. Dalla cosa del pesce. Per evitare che si rovinino tra salsedine e cose, la salamoia del pesce, insomma, gli si rovina.